Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con una nuova giornata della nostra Harry Potter Week e come potete vedere oggi guarderemo insieme il pop di Cedric Diggory. Dato che la scatola è praticamente identica per tutti, vi lascio un link alla prima recensione di questa settimana dove potete guardarla nel dettaglio e per quanto riguarda Cedric mi limito a dirvi che è il numero 20. Vi faccio vedere il lato della scatola per poter guardare il suo artwork per intero. Come vedrete tra poco sono stati fatti alcuni cambiamenti, più che altro per quanto riguarda il colore dei capelli. Ecco qui il nostro Cedric fuori dalla scatola e come sempre cominciamo dalla parte alta dove troviamo la scultura dei suoi fluenti capelli, devo dire fatta molto bene, secondo me rende molto l'idea. Sul viso invece troviamo le sopracciglia piuttosto spesse come effettivamente le aveva direi lui all'epoca. E per il resto non troviamo nessun altro particolare. Scendendo invece troviamo la divisa del torneo tre maghi. La troviamo con i colori della sua casa, quindi il nero in questo caso è accostato al giallo. Sul petto potete vedere che è stampato anche il logo proprio di Hogwarts, quello con la H in mezzo e tutte e quattro le casate sullo scudetto. In questo caso non ha niente in mano se non fosse per la sua bacchetta nella mano destra, che anche questa è molto molto semplice e lineare. Poi troviamo il resto dei pantaloni completamente nero e le scarpe nere. Sul retro troviamo il resto della scultura dei capelli e devo dire che anche qua si sono impegnati parecchio. Una cosa interessante è che è stata riportata la scritta Diggory con la stellina rossa tra le scapole, proprio sulla parte alta della schiena, e questo è un dettaglio secondo me veramente molto molto apprezzabile. Poi troviamo il resto dei pantaloni che rimane di color nero perché le linee gialle, come potete vedere, sono sui lati. Potete vedere qui anche il profilo delle scarpe che, pur essendo monocolore, hanno la scultura che è stata curata molto perché potete distinguere molto bene anche i lacci. Quindi ragazzi, questo è il pop di Cedric Diggory, un altro personaggio storico interessante da avere nella propria collezione. Devo ammettere che di questa seconda serie è uno di quelli che mi piace di meno, ma questo è un parere mio personale. Il pop comunque, per quanto semplice, secondo me è fatto abbastanza bene. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domani con la prossima recensione di un pop di Harry Potter. Ciao!